Sì, il nostro obiettivo è garantire sicurezza. Sicurezza a chi viaggia sui treni, sicurezza a chi lavora sui treni e sicurezza a chi scende dai treni. Devo dire che da gennaio, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, c'è una campagna di prevenzione e presenza che ha portato a decine di migliaia di controlli e a centinaia di arresti e di espulsioni. Quindi è qualcosa che è cominciato con l'inizio dell'anno e andrà avanti, soprattutto nelle grandi città. Con oggi, non fra qualche mese, con oggi partono i bandi per le assunzioni di 1.000 donne e uomini che garantiranno più sicurezza sui treni all'interno delle stazioni, e quindi è un percorso virtuoso che è necessario, perché ovviamente il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, vengo da una riunione al Ministero con il Governatore di Marche e Abruzzo sui cantieri stradali sulla A14, per evitare ulteriori incidenti, quindi fra i miei doveri c'è quello di garantire strade più sicure, porti, aeroporti, ponti, viadotti, ferrovie. Ovviamente non basta l'infrastruttura sicura, serve la presenza umana. Guardavo i dati molto interessanti, c'era oggi qualcuno diceva che era stata organizzata, visti gli eventi di cronaca. No, non siamo preveggenti, purtroppo, nel bene e nel male, quindi si parte da un'indagine di giorni fa, che non improvvisi in 24 ore, evidentemente, però che la percezione di sicurezza all'interno delle stazioni e sui vagoni sia cresciuta è confortante. Vedevo da milanese piuttosto che da romano, da romanetano, che una volta usciti la stazione è il biglietto da visita. Roma sarà sede del Giubileo e mi auguro sede dell'Expo 2030, quindi milioni di viaggiatori hanno in centrale e a Termini il primo impatto. Tu non puoi avere i 5 stelle lusso e bivacchi nella migliore delle ipotesi. Quindi l'obiettivo è di azzerare, no, ridurre al massimo l'impatto negativo, ridurre gli episodi di cronaca nera. Io penso che queste 1.000 presenze all'interno delle stazioni sui treni faranno la differenza. Sto ragionando con alcuni governatori, perché poi ovviamente il problema non è tanto su Frecciarossa, il problema è sui treni pendolari regionali a livello locale. Con qualche governatore, penso al governatore della Lombardia Fontani, a Trenord, avere anche un intervento delle regioni con personale supplementare sui treni locali, che sono quelli dove, ahimè, anche per gli operatori ferroviari il rischio è maggiore, è fondamentale. Però penso che questo 2023 parta col piede giusto. Controlli delle forze dell'ordine all'esterno delle stazioni, maggior presenza di personale FS all'interno delle stazioni e, aggiungo, ne parlavo col ministro Valditara, maggiore educazione. Il codice a cui sto lavorando, esco dalla ferrovia e salgo in macchina, è il codice della strada. Ovviamente bisogna partire dai ragazzi di 12, 13, 14, 15 anni con educazione stradale, educazione civica a scuola. Chi indossa una divisa va rispettato, il bigliettaio va rispettato, il capotreno va rispettato. I tornelli delle stazioni della metropolitana non sono una nuova specialità olimpica in cui prevale chi salta più in alto, perché si vedono anche sui social ormai fenomeni che non fanno ridere, anzi dovrebbero far riflettere. Quindi l'obiettivo, magari ci ragioneremo con l'FS quando verrà messo a terra tutto lo sforzo che state compiendo, anche andare nelle scuole, spiegando che pagare il biglietto non è un hobby, ma sarebbe semplicemente un dovere per pagare il servizio, e quindi anche in termini di educazione, di prevenzione e di sanzione occorrerà essere puntuali. Però sono contento di presentare alla numerosa stampa presente. Io di solito fino a 3 mesi fa questa lounge ci venivo da semplice utente, adesso ci vengo da semplice utente, però se qualcosa non funziona, poi gli altri ovviamente se la prendono con me, giustamente. Quindi onori e oneri, il bello di fare ministro che ha la straordinaria, affascinante, sfidante responsabilità di far viaggiare in sicurezza gli italiani in questo paese. Però penso che questo 2023, anche dal punto di vista della sicurezza nelle stazioni, sarà un anno che segna la svolta. E quindi ringrazio chi ci ha messo la testa, chi ci ha messo la voglia, ringrazio FS, ringrazio Trenitalia, ringrazio FS Security, ringrazio soprattutto le 1.000 donne e uomini che onoreranno questo impegno. Auguro
loro le migliori fortune, e ringrazio la libera stampa qua presente che sicuramente ci aiuterà a far capire che ce la stiamo mettendo tutta per permettere a chi viaggia per studio, per salute o per lavoro un viaggio più sicuro. I dati, ripeto, che il Viminale ci ha girato, con le centinaia di arresti, con chili di droga sequestrata e alcune centinaia di presenze irregolari mandate all'espulsione, mi dice che siamo sulla strada giusta. Quindi in bocca al lupo, buon lavoro, ci rivediamo con i 1000 a disposizione nelle stazioni italiane in questa spedizione ferroviaria dei 1000, e se ci sono domande sul tema penso che rispondiamo assolutamente volentieri. Ecco, appunto, c'è un microfono, alzate la mano e come sempre il vostro nome e la testata per cui lavorate. Poi un'informazione di servizio, le slide che avete visto, il materiale, lo potete trovare sul nostro sito, c'è un press kit che è FS News, e quindi avete tutto il supporto anche del materiale, anche fotografico, ma quindi i fotografi abbondano. C'è qualche domanda? Thank you.